La presentazione dei risultati della ricerca universitaria sull'impatto economico, sociologico e turistico che hanno avuto sul territorio la 67ª Sagra del Peperone di Carmagnola e la 20ª Mostra regionale della Toma di Lanzo del formaggio d'alpeggio di Useglio. Per la prima volta quest'anno abbiamo esteso l'analisi che abbiamo fatto per 3 anni consecutivi per la Sagra del Peperone di Carmagnola anche alla Mostra della Toma di Lanzo a Useglio. La Mostra della Toma a Useglio ha 15.000 spettatori sui 2 weekend in cui si svolge, mentre la Sagra di Carmagnola è arrivata ormai a 250.000 persone su 10 giorni. Abbiamo stimato l'impatto economico, l'impatto sociologico di questi due eventi sulla provincia di Torino. La mostra di Useglio genera un impatto economico intorno ai 100.000 euro, la Sagra di Carmagnola intorno ai 5 milioni di euro. Perché questa grossa differenza tra i due eventi non è soltanto a livello numerico per quanto riguarda l'utenza, ma anche a livello di quanto riescono ad attrarre per quanto riguarda il turismo non originario, cioè di persone che vengono apposta ad Useglio e a Carmagnola. Quindi Carmagnola, avendo una storia molto più lunga, ormai siamo alla 67ª edizione, sulle 250.000 persone abbiamo trovato che sono in tanti, intorno ai 40.000 i soggetti che non residenti nella provincia di Torino vengono apposta per la sagra, generando, diciamo, uno shock alla domanda di prodotti tipici e non solo, comunque di altri servizi di cui fruiscono, quindi trasporti, hotel, la spesa che loro generano nei giorni della sagra si riverbera poi sulla regione stessa. Ad Useglio è la prima volta che facciamo questa analisi e abbiamo notato che, nonostante il fatto che sia molto più difficile da raggiungere, comunque abbiamo 700 turisti che vengono apposta e loro generano intorno a 60-70 mila euro di spesa in quei giorni per quanto riguarda hotel, ristorazione e altre spese, con l'impatto economico indiretto, quindi il moltiplicatore economico che genera alta ricchezza per servizi indotti sulla regione, arriviamo intorno ai 100.000 euro. La cosa interessante di queste analisi è che potrebbero essere comparate in futuro. Troviamo dei punti di contatto tra tutte queste manifestazioni che ci mostrano come introdurre l'elemento culturale e coniugarlo con l'elemento enogastronomico porta ricchezza sul territorio, e non è soltanto una ricchezza di tipo economico, è una ricchezza anche di tipo sociale e sociologico. Quello che abbiamo notato in tutti questi eventi è che, chiedendo agli utenti se si fidano di più delle persone che frequentano questi stessi eventi, questa generazione di fiducia porta a spendere di più sul territorio, a fidarsi di più della gente che organizza questi eventi e quindi a ritornarci anche gli anni successivi, indipendentemente dall'evento stesso. Quindi c'è tutta quanta un'altra parte di impatto economico che deriva da questo fenomeno sociologico, che noi intercettiamo ma che non misuriamo, ma che lasciamo intendere che porta ancora più ricchezza rispetto a quei 100.000 euro per Useglio e 5 milioni di euro per Carmagnola, che invece certifichiamo appieno. Avere quindi delle analisi sul territorio che mostrano quanto e come questi eventi impattano dal punto di vista economico e sociologico aiuta gli amministratori a scegliere in maniera più oculata i loro investimenti, aiuta noi ricercatori a capire dei fenomeni che fino adesso non sono stati ampiamente studiati. Queste analisi hanno valenza scientifica nel momento in cui si certifica il trend su un orizzonte di almeno 5 anni.